Carissimi utenti, siamo qui con la podistica Amatori Potenza, siamo con un'atleta donna che ha realizzato la quinta posizione. Ecco, qual è la sua impressione sulla Strada Salerno? Molto lineare come percorso, sempre bello, fa il clima ideale per me, né troppo caldo né troppo freddo, soprattutto oggi. La quinta edizione a cui partecipo, questa di Salerno, e vengo tutti gli anni perché è vicino casa mia ed è bello come percorso, in un periodo dell'anno in cui siamo all'inizio della preparazione invernale, quindi è un buon test. Un suo collega dell'Atletico Potenza invece ha realizzato la terza posizione per la maschile. Ancora no, non mi sono ha realizzato, è importante quindi alla fine. Quindi diciamo che Potenza tutto sommato è ben organizzata come dal punto di vista podistico. Sì, siamo una società ormai molto numerosa e cresciamo sempre di più, siamo oltre 100 gli iscritti e ce ne sono alcuni di noi oggi impegnati sulla maratona di Venezia, quindi facciamo in bocca al lupo anche a loro. Ancora col pubblico, buongiorno, ecco, cosa ne pensa lei di questa kermesse? Beh, devo dire che quest'anno è stata una bellissima gara, organizzata molto bene. Niente, la cosa è che questa gara, diciamo col passare poi degli anni, sta acquistando sempre più importanza e devo dire che insomma verrà organizzata anche meglio anche nei prossimi anni, quindi nei dettagli, nei particolari. Con la società Ciro Marina che gode qui nelle immagini provenienti dalla Calabria, come ho già detto, ci sono molte società provenienti dalla Calabria. Qual è la sua impressione circa questa kermesse? Questa qua è la mia prima esperienza alla mezza maratona, è stata una bella esperienza, un'ottima organizzazione, complimenti. Siamo con Barretta della Vis Nova Salerno, davvero grande la sua prestazione, una bellissima prestazione e posizione, è arrivato tra i primi 7, ecco Barretta alla fine una grande emozione, secondo lei come giudica questa gara? Sempre un'emozione correre qui a casa a Salerno, un percorso straordinariamente bello sul lungomare, una gara molto competitiva con 3 atleti stranieri che hanno dettato un ritmo davvero molto sostenuto fin dall'inizio. L'organizzazione è stata come sempre impeccabile, senza traffico, tutto chiuso e il pubblico lungo il percorso ad incitarci. Barretta, come mai c'è stato questo distacco tra i tre, diciamo, l'unico dell'Atletico Potenza è riuscito a mantenere, anche lei, a mantenere il passo, però c'è stato un enorme distacco, non dico tra lei, tra i primi 10, ma tra i primi 10 e la massa. Secondo lei quali sono le cause, le motivazioni? Beh, ci sono atleti che comunque praticano l'atletica leggera in maniera agonistica, poi il resto del gruppo è fatto di tanti amatori, anche di età un po' più avanzata rispetto ai primi, e quindi questo determina i distacchi. Poi ci sono anche, oggi era anche il campionato regionale master, quindi erano presenti moltissimi atleti nelle diverse categorie over 35. Bene, quindi in effetti diciamo che in un certo senso la terza posizione è andata ad un italiano, più o meno. Come la mia domanda è questa: come bisognerebbe riuscire a parallelarsi con gli atleti del continente africano? Ma non vivaio, i keniani hanno un vivaio straordinario, circa 400 atleti all'anno sfornano sempre nuovi, il vantaggio anche di vivere in altura li rende particolarmente un po' più forti sulle distanze più lunghe, quelle sono quelle della mezza maratona e della maratona. Il terzo keniano oggi ha avuto difficoltà, per più volte si è fermato e poi è ripartito, questo ha fatto sì che Caruso potesse arrivare terzo. Caruso è un atleta piuttosto forte di potenza, quindi bene per il suo risultato. Sì, utenti, siamo qui con Caruso. Caruso, terza posizione, per lei non è stato facile comunque raggiungere i keniani, alla fine lei ce l'ha impiegata tutta, ci ha messo tutta la marcia di notevole intensità per poter raggiungere i due keniani davanti, ma correvano a forte velocità. C'era un distacco tra i keniani e lei a quanto pare di 500-600 metri, vero? Sì, infatti c'era un gap di più o meno di 500 metri. Nei primi 10 chilometri avevo ottime sensazioni, però poi ho visto che dopo il 10° chilometro i keniani hanno allungato ulteriormente, l'andatura era più o meno sui 3-10 a chilometro. Io poi ho cercato di mantenere, ho chiuso in 1:08:42. In effetti lei all'altezza del Teatro Verdi
stava riuscendo in un certo momento ad incrementare il ritmo all'altezza del Teatro Verdi, vero? Sì. Ha incrementato un po' il ritmo, sì. Perché a una certa lunghezza con la telecamera abbiamo visto la sua figura, però loro in effetti erano, si stavano stancando, sì. Però hanno mantenuto quel ritmo, la distanza era quella in definitiva. Sì, infatti gli ultimi 5 km li ho chiusi meglio, li ho chiusi cercando di recuperare il più possibile il gap con i keniani, infatti proprio negli ultimi 5 km ho recuperato qualche secondo nei confronti dei keniani, però vedevo che loro comunque viaggiavano a 3.10 abbastanza facile e per me, diciamo, il mio obiettivo era quello di correre intorno agli 1.8, di poco sotto gli 1.8, però sono comunque soddisfatto di come della prestazione di oggi e del pubblico e della manifestazione e del percorso organizzata. Questa manifestazione a Strasalerno è davvero molto, in maniera davvero perfetta e spettacolare. Questo è il primo anno che partecipo e mi sono trovato molto bene, sicuramente anche l'anno prossimo farò di tutto per esserci di nuovo. Bene, Caruso, ringraziamo l'atleta dell'Atletico Potenza che è giunto qui alla Strasalerno per la prima volta e ha fatto un ottimo piazzamento, terza posizione. Ringraziamo Caruso, grazie dell'attenzione, grazie. E arrivederci alla prossima intervista. No, già terminato la gara, alla fine qual è la vostra impressione in merito a questa kermes? La gara è stata bella, Salerno è bella, una bella città, e in effetti non avevamo dubbi sulla qualità della gara, sul percorso, e ci ha aiutato anche la bella giornata, insomma. L'organizzazione è stata buona e ringraziamo tutti per aver garantito la nostra sicurezza e la partecipazione anche dei cittadini di Salerno, che come sempre sono sempre molto disponibili. Siamo con l'atleta Vanatcore dell'Atletica Scafati. Ecco, lei per poco in realtà non realizzava il suo sogno di effettuare la prima posizione per 20 metri, 10 metri. Il percorso lei non stava dietro la keniana, poi dopo successivamente è riuscita ad incrementare il ritmo. In realtà c'è la possibilità di vincere questa gara come donna. Sì, vabbè, il problema è che non è che io abbia proprio incrementato il ritmo, è più che altro è lei che ha ceduto leggermente il passo, solo che avendo avuto la possibilità di vederla o di sapere che lei era a pochi metri da me, avrei un po' insistito negli ultimi chilometri, che io mi sono fatta un passo tranquillo, visto che dovevo ormai arrivare, non avevo visto nessuno avanti a me, dietro di me non riuscivo a vedere nessuno, quindi mi sono messa su un passo comodo per arrivare in tranquillità. Bene, diciamo comunque una grande soddisfazione, secondo posto, sì. 10 metri insomma dalla prima. Sì, anche perché a quello che si ambiva era il titolo regionale, questa valeva come titolo regionale, questa gara come titolo regionale master, e io comunque ho vinto il titolo regionale della mia categoria, essendo comunque lei un atleta extracomunitaria, quindi non fa parte della Campania. Bene, bene, ecco, quindi come le è apparsa questa kermes qui a Salerno quest'anno? No, la gara, io qui a Salerno riesco sempre a fare belle gare, anche perché il percorso è un percorso veloce, tutto chiuso al traffico, in tranquillità, quindi ottima come gara. Bene, ringraziamo Vanacore di Atletica Scafati, grazie dell'attenzione, arrivederci alla prossima intervista. Grazie a voi.